e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi vi mostrerò come da un rotolo di carta igienica potrà venire fuori uno stupendo segnaposto portatovagliolo. Siete pronti? E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo subito a creare il nostro segnaposti albero di Natale. Ed ecco l'occorrente per preparare i nostri alberello segnaposto portatovagliolo, qualora lo voleste. Innanzitutto della colla. Io ho qui un aceto vinilica, ma va benissimo anche la Vinavil. Un rotolino di carta igienica o un'anima dello Scottex. Se usate i rotolini di carta igienica, passateli in forno a 100 gradi per 10 minuti per sterilizzarli. Poi un pezzettino di gomma crepla, una matita, un colore acrilico verde, io userò un pennarello ad acrilico verde, un pennarello dorato, io userò lo stabilo Pen 68 Metallic. Ve lo specifico perché ho fatto prima delle prove anche con altri pennarelli come lo Sharpie, ma lui riluce meglio sull'acrilico scuro. Un paio di forbici, un pezzettino di cartoncino e una fustella stellina. Se non ce l'avete, ritagliate una stellina a mano su un pezzettino di gomma crepla glitterata. Se non ce l'avete, un cartoncino e poi un po' di Vinavil e del glitter. Cominciamo subito. Allora, come prima cosa schiacciamo a metà il rotolo, così. Qualora dovesse aprirsi un pezzetto, come in questo caso, niente paura. Prendiamo un po' di colla e lo rincolliamo. Adesso più o meno prendiamo la misura della metà e su un cartoncino segniamola. Ora, partendo da qui, dall'estremità, disegniamo mezzo alberello di Natale che vada a finire più o meno qui sugli angoli e ritagliamo questo mezzo alberello di Natale. Lo pongo al centro del mio cartoncino e con una matita ricalco. Prendo anche il mezzo in modo da poterlo girare in maniera speculare e fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Alla base faccio una base di circa un centimetro di altezza. Se mi va bene, comincio a ritagliare. E quello che avremo sarà questo. Che poi una volta aperto risulterà così, ma prima dobbiamo, anche così è graziosissimo, con un profilo di colore bianco lo potete lasciare anche semplice. Noi facciamo l'upgrade colorato. Prendo un pennarello acrilico, potete usare anche acrilico e pennello, o anche colorarlo con un pennarello e poi passare sulla Vinavil. Dopo aver colorato tutto il nostro alberello, con una colla facciamo dei puntini così. Se non avete una colla dal beccuccio sottile, usate un bastoncino. E adesso nei punti dove ho messo la colla, poggiandole col dito, apporrò delle paillette, o dorate o rosse o miste, come preferite. Adesso con una fustella fustelliamo una stella, anzi due. Voi direte perché due? Ora vi faccio vedere.
perché giriamo l'alberello dall'altra parte e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto sul primo lato. Prendiamo la stellina e mettiamola qui, al centro dell'alberello, sporcandone la base con un po' di colla. Una da una parte e una dall'altra. E adesso scriviamo il nome del commensale. Secondo voi questa di chi sarà? E voilà! Ed ecco qui il mio alberello, segna posto e ferma tovagliolo. Guardate che carino! Poi il commensale estrarrà il tovagliolo e rimarrà il segna posto accanto alla tavola. Non è troppo bellino? Ed è anche duple face, in modo che il nostro dirimpettaio di posto non avrà brutte cose da vedere, ma anche lui un alberello super decorato e scintillante. Adesso vi preparo in velocità anche la versione basic, quella più country shabby chic. Facciamole insieme. Anche questo in stile un po' più nordico? Beh, adattatelo alle vostre tavole di Natale. Potete mettere anche qui le paillette bianche se le avete, io non le avevo, quindi mi sono astenuta, però è molto molto carino anche. Qual è il vostro preferito? Nordico o italico? Non lo so, fatto dai bambini sicuramente questo, fatto dagli adulti forse è più carino questo. Ditemi voi come lo preferite, vediamo se riesco a farvelo vedere anche col fazzolettino, col tovagliolino, tanto tanto bellino. E sta in piedi, guardate, un amore. Bene, questi sono proprio i lavoretti da ultimo minuto da far fare ai bambini il giorno in cui saremo tutti indaffarati a preparare il nostro Natale. Io vi lascio al vostro splendido Natale, pollice in su se questo video vi è piaciuto. Noi non ci vediamo dopo le foto, quindi vi saluto qui, vi mando un grande bacio e buon Natale. Non vi preoccupate, non ci vediamo solamente perché ho tanto lavoro e non ho il tempo di fare l'intro, ma io sono sempre con voi e ci vedremo sicuramente prestissimo prima di Natale. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, vi lascio alle foto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!